Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi, organizzato dal Formez con il Dipartimento della Funzione Pubblica sull'anagrafe delle prestazioni, che è una delle banche dati del sistema per la PA. Mi presento, sono Maria Rosaria Russo, coordino il desk tecnico che supporta le amministrazioni nel loro lavoro di anche comunicazione alla banca dati centrale per la PA relativamente a una serie di adempimenti come anagrafe delle prestazioni, GEDAP, GEPAS 104 e appunto vi ringrazio per questa importante partecipazione e ringrazio anche i partecipanti che eventualmente coloro che seguiranno questo webinar anche in differita. Un qualche minuto per permettere appunto a tutti i partecipanti di entrare in aula virtuale così poi da dare la parola al relatore di oggi, che vediamo già in video, e l'avvocato Ernesto Belisario. Allora, giusto per un po' introdurvi al tema di oggi, nell'attesa appunto che altri partecipanti si aggiungano nell'aula, parleremo appunto di anagrafe delle prestazioni, parleremo un po' delle modalità di trasmissione, dei tempi di trasmissione, delle responsabilità legate appunto a questo adempimento. Vi sarà poi sul finire di questo intervento una sessione di domande e risposte. Come sapete, come molti di voi probabilmente sanno perché sono responsabili o inseritori, hanno questo ruolo all'interno della banca dati anagrafe delle prestazioni 2018, il Dipartimento della Funzione Pubblica, soprattutto sui quesiti normativi, ha attivo un servizio di FAQ che è accessibile attraverso la piattaforma precedente, quindi attraverso l'Anagrafe delle Prestazioni 2017. Quindi attraverso la piattaforma precedente voi potete inserire quelli che sono appunto i quesiti normativi da trasmettere agli uffici del Dipartimento. Quindi comunque è sempre aperto questo canale e il Dipartimento però insieme appunto anche al supporto del Formez sta lavorando per rendere queste FAQ sempre più anche conosciute al pubblico, questo perché appunto ci sembra un lavoro utile quello di mettervi appunto in contatto con tutte le esperienze di anche degli altri utenti della banca dati. Quindi il Dipartimento risponde di solito a centinaia di quesiti l'anno e molti dei quali pubblica poi all'interno della piattaforma. Quindi appunto nell'attesa di vedere appunto altri partecipanti aggiungersi, vi proporrei un breve sondaggio, nel senso che siamo interessati a capire chi di voi appunto svolge un ruolo all'interno del sistema per la PA e con quale ruolo. Quindi, come vedete, la regia ci ha appunto messo a disposizione questo sondaggio che vi leggo: con quale ruolo si è registrato nel sistema per la PA, Anagrafe delle Prestazioni 2018, come responsabile, come inseritore oppure non sono un utente per la PA. Quindi, probabilmente partecipate a questo webinar per puro interesse sul tema. Quindi, lasciamo ancora qualche secondo per permettere un po' a tutti i partecipanti che appunto si sono appunto uniti a questa appunto mattinata di partecipare a questo sondaggio. Vi ricordo appunto che cos'è Anagrafe delle Prestazioni, è una delle banche dati più diciamo antica tra virgolette del sistema per la PA, è una banca dati istituita nel 1991, una banca dati che raccoglie le comunicazioni di tutti quegli incarichi che le pubbliche amministrazioni affidano sia ai dipendenti pubblici che ai collaboratori esterni. Quindi,
un adempimento di particolare importanza, di particolare interesse, perché appunto chi è appunto impiegato pubblico sa perfettamente che esiste una incompatibilità al cumulo di impieghi e incarichi, quindi ogni pubblica amministrazione deve verificare e valutare proprio queste incompatibilità per poter poi autorizzare il dipendente pubblico a delle attività esterne. Tutto ciò appunto risale a quello che è appunto l'articolo 98 della Costituzione. Ricorderete che cita che il personale delle amministrazioni pubbliche è servizio esclusivo della nazione, quindi per appunto assicurare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione è importante che ogni amministrazione di appartenenza possa verificare l'insussistenza di conflitti di interesse. Con appunto il passare degli anni, oggi particolare rilievo ha soprattutto il principio di trasparenza, e quindi vedete come la banca dati anagrafe delle prestazioni viene pubblicata anche attraverso il sito consulenti pubblici. Ne parleremo anche durante il webinar. I dati vengono pubblicati, quindi per noi, per il Dipartimento per la Funzione Pubblica, per il controllo civico, è importante che questi dati abbiano una qualità soddisfacente, proprio per permettere anche tutta una serie di elaborazioni a quello che è il decisore politico, anche se per appunto verificare le politiche su questo ambito. Allora, vediamo i risultati un po' del sondaggio. Abbiamo una grossissima parte di inseritori, quindi il 73% dei partecipanti odierni ha un ruolo di inseritore all'interno della banca dati per la PA, un 15%, quasi 16%, ha un ruolo di responsabile e partecipa a questo webinar circa il 10% di utenti che non ha un ruolo per la PA. Allora, vediamo che il numero di utenti a questo webinar è salito a 551, ancora qualche piccolo momento per spiegarvi un po' come funzionerà questo webinar. Prego l'allergia di togliere quindi il sondaggio, perché appunto credo che abbiamo raggiunto un po' il nostro scopo. Per coloro i quali partecipino al primo webinar tramite l'iscrizione eventi PA del Formez, nei prossimi giorni, perché appunto i partecipanti sono tanti, quindi ci dovrete dare un po' il tempo per poi registrare la vostra partecipazione, potrete accedere all'interno della piattaforma, quindi con la vostra username e password, e in seguito, attraverso la pagina I miei eventi, dopo aver compilato il questionario di gradimento, potrete poi scaricare in autonomia l'attestato di partecipazione a questo webinar. Ancora pochi minuti prima di dare la parola all'avvocato Belisario. Vi ricordo appunto i contatti del desk tecnico per la PA, che sono dalle 9 alle 13 a questo numero di telefono e via mail. Vi consiglio vivamente di preferire la mail al telefono, e proprio in questa opera, in questa attività che Formez e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno intrapreso anche di comunicare e anche pubblicare le FAQ più rilevanti, noi speriamo che appunto ci siano sempre meno dubbi relativamente alla qualità e alle problematiche relative alla comunicazione degli incarichi. Allora, le slide saranno pubblicate all'interno della piattaforma di Eventi PA con un link al sito per la PA, quindi avrete poi i materiali e anche la registrazione di questo webinar saranno disponibili in giornata. Allora, detto ciò, io lascio la parola all'avvocato Ernesto Belisario, che appunto ci illustrerà appunto tutta la parte più normativa, con anche qualche esempio di FAQ relativamente alla questione di anagrafe delle prestazioni, e sul finire della mattinata, quindi intorno alle 10:15, ci soffermeremo poi su una qualche sessione di domanda e risposta, e poi appunto passeremo ai saluti. Quindi le lascio la parola, grazie. Dunque, buongiorno a tutti,
Ringrazio la dottoressa Coppola e con l'occasione vi chiedo se la ricezione dell'audio e del video è ottimale perché, come si dice, il bello della diretta, proprio mentre la dottoressa Russo parlava, la linea è andata giù e quindi ho ne necessità di avere un vostro feedback. Grazie, grazie anche per la partecipazione e gli spunti che ci darete, come la dottoressa Russo vi ha anticipato. In realtà noi proveremo a guardare le vostre domande, i vostri feedback, ma siete talmente tanti che mi scuso fin da ora, non riusciremo a dare una risposta esaustiva a tutti. Ovviamente vi sono stati forniti gli strumenti che vi consentiranno di avere un sostegno e un supporto puntuale e preciso. Oggi l'obiettivo di questo webinar è proprio quello di dare alcune indicazioni di contesto normativo, di fare un punto sullo stato dell'arte, cercando di affrontare alcune delle principali questioni spinose per chi si trova ad utilizzare gli strumenti lo strumento dell'anagrafe delle prestazioni. Sapete tutti, e quindi possiamo andare veloci su questo, che qual è la finalità dell'anagrafe delle prestazioni? La finalità è quella di razionalizzare gli adempimenti delle amministrazioni, essere trasparenti e consentire il controllo generalizzato dei cittadini. Perché razionalizzare gli adempimenti delle amministrazioni? Sapete tutti che le riforme che hanno riguardato la pubblica amministrazione, le riforme normative degli ultimi anni, in particolar modo quelle di prevenzione della corruzione, quindi a partire dalla legge 190 del 2012, hanno provato a accrescere gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni. E molto spesso le amministrazioni avevano in qualche modo lamentato che molti dei dati o alcuni dei dati che dovevano essere pubblicati venivano già comunicati nell'ambito di altri adempimenti delle pubbliche amministrazioni e in particolar modo con riferimento appunto ai dati di consulenti e collaboratori e ecco perché il legislatore, lo vedremo quando parleremo della modifica al decreto 33 apportata dal decreto legislativo 97 del 2016, ha provato a razionalizzare questi adempimenti riconoscendo una efficacia a quella comunicazione che viene effettuata attraverso la banca dati per la PA anche ai fini della pubblicazione, quindi con una semplificazione effettiva anche per le amministrazioni. Bene, gli atti normativi di riferimento con riferimento all'anagrafe delle prestazioni sono il decreto legislativo 165 del 2001, quindi il testo unico sul pubblico impiego, in particolar modo l'articolo 53. E ovviamente il decreto legislativo 33 del 2013, la norma cioè sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, quella che contiene tra gli altri gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e in particolar modo due norme su cui ci soffermeremo, l'articolo 15 dedicato alla pubblicazione dei dati di consulenti e collaboratori e invece il l'articolo 18 legato agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti. Come sapete, ma questo sempre per completare le indicazioni di contesto, queste norme vengono in qualche modo completate e chiarite da una serie di atti di indirizzo e linee guida con riferimento alla pubblicazione. Abbiamo sicuramente tanto la determinazione ANAC 1310
del 2016, quindi quelle contenenti le indicazioni sugli obblighi di pubblicità adottate il 28 dicembre del 2016, cioè 2 anni fa, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 97 del 2016 e poi la delibera Civit numero 50 del 2013. Accanto a questi atti generali di indirizzo e linee guida vi sono una serie di documenti e comunque di risposte a domande che sono presenti tanto nell'ambito della piattaforma Perla quanto nell'ambito del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Proverei, sento che ci sono leggo che ci sono dei problemi di audio, chiedo allo staff di Formez di darmi indicazioni che i problemi siano limitati ad alcuni utenti e quindi non ci sia un problema del trasmittente. Grazie mille per il feedback. Dicevo, a questo punto parliamo della ricostruzione degli obblighi incombenti sulle pubbliche amministrazioni e proviamo a farlo suddividendo questi obblighi, da un lato gli obblighi di comunicazione, dall'altro quelli di pubblicazione. Con riferimento agli obblighi di comunicazione, l'articolo 53,12 del decreto legislativo 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi anche a titolo gratuito ai propri dipendenti comunicano in via telematica nel termine di 15 giorni al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo ove previsto. Questa norma è importante, ragioneremo dopo su qual è il discrimine tra il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi ai propri dipendenti, ma l'obbligo di comunicazione per via telematica e quindi attraverso la piattaforma che conoscete, in questo caso è perimetrato in modo assolutamente chiaro anche a titolo gratuito e questo lo dico perché si tratta di uno dei temi oggetto molto spesso di domande e di quesiti con un termine che è quello di 15 giorni. Ovviamente la norma perimetra anche che le informazioni devono essere relative all'indicazione dell'oggetto e del compenso. Il successivo comma 13 dell'articolo 53 prevede che le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare anche tempestivamente al Dipartimento in via telematica per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione. L'articolo 53 al comma 14 invece prosegue affermando che al fine della verifica dell'applicazione delle norme le amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto 33 del 2013 i dati di quegli articoli 15 e 18 relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Amministrazioni rendono noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata, il compenso dell'incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Il comma 14 prosegue affermando che le informazioni relative a consulenze o incarichi comunicate dall'amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare anche a fini statistici i dati informatici entro il 31 dicembre di ciascun anno
Il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare in tutto o in parte le informazioni di quel terzo periodo del presente comma in formato digitale standard ed aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento trasmette altresì l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti a cui sono stati affidati incarichi di consulenza. Quindi, questo obbligo previsto dall'articolo 53 è un obbligo assolutamente strutturato di comunicazione, di pubblicazione e allo stesso tempo prevede un obbligo di segnalazione e di trasmissione alla Corte dei Conti dell'elenco dei soggetti che abbiano omesso di effettuare questo tipo di adempimenti. Quindi un altro profilo che poi lo vedremo ritornerà nell'ambito della nostra presentazione e ritorna nell'ambito dei nostri quesiti, è quello legato anche alle conseguenze e alle sanzioni. Quindi abbiamo sicuramente diverso ordine di sanzioni. Si tratta di adempimenti cogenti ritenuti molto importanti ai fini proprio di consentire quel controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Attenzione, provo a chiarire, la rilettura di queste norme è fondamentale in quanto dalla rilettura delle norme noi ricaviamo delle indicazioni relative alla ratio legis e la ratio legis. La volontà del legislatore è fondamentale per provare a risolvere i quesiti, le domande che voi vi ponete nella pratica, nel concreto e che naturalmente le regole sulla interpretazione della legge ci insegnano che debbano essere risolte scegliendo l'interpretazione che più si avvicina a quella della volontà iniziale del legislatore. Da questo punto di vista, quindi, una delle domande, ma l'avevo anticipato, precedentemente, è quella del devono essere inseriti in anagrafe gli incarichi conferiti a titolo gratuito. La risposta è sì, anche gli incarichi a titolo gratuito devono essere inseriti in anagrafe delle prestazioni, gli incarichi, conferiti e autorizzati a qualsiasi titolo. Naturalmente, occorre verificare sempre se si tratta di incarichi riconducibili nel caso di consulenze e collaborazioni a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato ai sensi dell'articolo 7 del comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001, altrimenti, ma questo lo vedremo approfonditamente tra un po', si esula dall'ambito applicativo dell'anagrafe delle prestazioni. Quindi quello che discrimina non è il compenso, perché il dettato e anche in questo caso l'interpretazione fornita dal Dipartimento è abbastanza chiara e consolidata, ma è il vero e proprio oggetto dell'incarico che fa la differenza. Con riferimento agli obblighi di pubblicazione, quelli previsti dal decreto 33 del 2013, ha senso quindi passare in rassegna le altre norme, in particolar modo quindi gli articoli 15 e 18. L'articolo 15 afferma che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, gli estremi di atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti ritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla valutazione del risultato. Le pubblicazioni degli estremi degli atti di conferimento e dell'incarico di collaborazione o di consulenza, complete indicazioni dei soggetti percettori,
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e la liquidazione dei relativi compensi. Quindi, voi sapete che nell'ambito, dei diversi obblighi di, pubblicazione previsti, dal decreto 33 a fine di consentire il controllo generalizzato, quello dell'articolo 15, è uno, di quelli, più importanti. Perché più importanti? Ce ne rendiamo conto dalle conseguenze relative all'omessa pubblicazione. Esistono una serie di conseguenze, di ordine generale che si applicano, all'inadempimento di tutti i doveri di pubblicazione, e poi esistono invece delle conseguenze, delle sanzioni specifiche, delle conseguenze specifiche previste per l'inadempimento di singoli obblighi. E di sicuro, quanto previsto dall'articolo 15,2 è molto penetrante. Perché la pubblicazione di questi estremi di conferimento con tutte le informazioni che sono indicate dall'articolo 15,1, nonché la comunicazione, rappresentano condizioni per l'efficacia dell'atto stesso di conferimento. Penso ad esempio alla costituzione di parte civile di un'amministrazione, quindi con incarico ad un consulente, ad un avvocato che debba costituirsi per conto dell'amministrazione. L'omessa effettuazione di questi adempimenti nel tempo previsto dalla norma naturalmente denota l'inefficacia dell'atto di conferimento dell'incarico, in quel caso quindi di difesa in giudizio, oltre che naturalmente per la liquidazione dei relativi compensi al professionista. Sulla corretta perimetrazione del termine consulenza, vi invito, vedo che già ci sono diverse domande in chat, vi invito a attendere qualche slide, perché sicuramente è un tema che affronteremo con particolare riguardo ai rapporti tra gli incarichi di consulenza e invece i contratti di cui al decreto 50 del 2016. L'articolo 15,3, quindi ritornando al tema delle responsabilità, ci dice, lo riepilogheremo più tardi, che in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dal comma 2, il pagamento e il corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario, ove ricorrano le condizioni previste dal codice del processo amministrativo, decreto legislativo 104 del 2010. Come sapete, la definizione, la struttura della sezione amministrazione trasparente in relazione all'articolo 15 è definita da questo che è visualizzato nella diapositiva, cioè l'allegato alla determinazione dell'ANAC 1310 del 2016. Si tratta di contenuti da pubblicare in tabelle per consulente. Ebbene, proviamo a questo punto a ragionare su alcune domande frequenti che vengono poste, e come sono state evase alcune dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le trovate indicate come FAQ-ANAC e ovviamente pubblicate sul sito dell'autorità. In questo caso una domanda è proprio relativa all'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio. Veniva richiesto, l'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati dell'articolo 15 del decreto 33-2013 relativamente a un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza. La risposta dell'ANAC è che nel caso in cui siano attribuiti a un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affidi incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza, e quindi sarebbero dovute, sono dovute le attività previste dagli articoli 15,1 e 2 del decreto 33 del 2013, e quindi alla pubblicazione dei dati relativi all'incarico nella sottosezione consulenti e collaboratori
della sezione amministrazione trasparente. Nel caso in cui invece l'amministrazione affidi all'esterno la gestione complessiva del servizio assistenza legale, che comprende quindi la difesa giudiziale, in questo caso c'è una procedura di appalto di servizi e quindi questa FAQ di ANAC ci aiuta a individuare un criterio di distinzione che ci anticipavamo precedentemente, e cioè quando parliamo di, nel caso di assistenza in giudizio per singole questioni, si applica l'articolo 15. Nel caso invece in cui ci sia l'affidamento di un servizio all'esterno, ai sensi del decreto 50 del 2016, l'incarico non va pubblicato a norma dell'articolo 15, ma va pubblicato il relativo contratto con le informazioni previste dall'articolo 29 del decreto 50 del 2016 e naturalmente dall'articolo 37 del decreto 33 del 2013, che sono le due norme che si occupano di questo. Un'altra domanda frequente è tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi articolo 15 con riferimento ai dirigenti, perché la FAQ era relativa a quando gli obblighi dei dirigenti erano nell'articolo 15 e non come adesso a seguito del decreto 97 del 2016 nell'articolo 14, rientrano anche gli incarichi e le cariche per i quali non sono previsti i compensi. La risposta anche in questo caso è chiara: sì, i dati relativi agli incarichi e cariche di consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito, perché in questo caso ci soccorre la ratio dell'obbligo previsto all'articolo 15. Infatti il decreto 33 ha la finalità di consentire un controllo generalizzato sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Allora, anche in questo caso, la valutazione relativa al compenso o all'assenza di compenso è un pezzo di controllo generalizzato, ma l'altro controllo generalizzato che questo obbligo di pubblicazione deve soddisfare è quello relativo alla adeguatezza del consulente. Hai conferito l'incarico ad un consulente preparato, ad un consulente esperto, oppure hai conferito questo incarico, magari molto delicato per l'amministrazione e quindi per la collettività, ad un soggetto che invece non era attrezzato, e quindi il controllo generalizzato giustamente ha anche questo genere di oggetto. Ricordiamoci, tra l'altro, che il decreto 33 nasce proprio come norma attuativa, come decreto attuativo della legge anticorruzione, e quindi anche la trasparenza sugli incarichi serve a ridurre l'ambito di verificarsi di fenomeni di tipo corruttivo, di devianza dall'obbligo della legalità. Altra che è relativa a domanda assai frequente è quella legata ai componenti del collegio dei conti o del collegio sindacale in relazione anche ai quali viene riconosciuta anche da ANAC la piena applicabilità dell'articolo 15 del decreto 33-2013, con tutti gli obblighi eventualmente citate. C'è un utente che dice: si possono vedere le slide delle FAQ citate. Le slide dovreste vederle nella piattaforma insieme all'immagine della mia webcam, dopodiché le FAQ di ANAC sono pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e sono distinte per ambito tematico. Quindi, se sulla pagina delle FAQ, che è raggiungibile dalla home page del sito dell'autorità, andate nella sottosezione trasparenza, troverete ovviamente un numero ancora più cospicuo di quesiti. Ancora, l'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati anche per i commissari esterni, membri di commissioni concorsuali. Sì, gli incarichi conferiti a commissari esterni sono riconducibili a incarichi di collaborazione e consulenza.
consulenza, dice ANAC, e quindi devono essere pubblicati. Un tema a questo punto importante è, perdonatemi se ritorno indietro, la struttura delle informazioni. Lo vediamo da questo prospetto riassuntivo di ANAC. Per ciascun incarico ci devono essere gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico di collaborazione o consulenza. Anche in questo caso stiamo parlando degli estremi, quindi non la pubblicazione, anche perché la pubblicazione potrebbe avere dell'atto in sé, potrebbe avere dei profili di protezione dei dati personali che potrebbero in qualche modo dare qualche problema di rispetto della normativa in materia di privacy. E poi c'è il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo. Ecco, sul curriculum vitae ci sono naturalmente molte domande con riferimento a quali sono i dati che possono stare nel curriculum. Sul curriculum bisogna fare grandissima attenzione. Perché la pubblicazione del curriculum, facciamo un passo indietro, costituisce, rappresenta trattamento di dati personali del consulente e del collaboratore, un trattamento che trova la sua base giuridica proprio nell'articolo 15 del decreto 33 del 2013, quindi un trattamento obbligatorio per legge. Bisogna fare però attenzione perché anche nel caso di pubblicazione obbligatoria per legge, questo non comporta il fatto che tale attività sia svincolata dal rispetto dei principi generali previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. In particolar modo ci sono due principi che vengono indicati all'articolo 5 del cosiddetto GDPR, il famoso GDPR, credo che tutti quelli che lavorano nelle pubbliche amministrazioni siano perfettamente a conoscenza del fatto che si tratta del regolamento generale sulla protezione dati 679 del 2016. L'articolo 5 definisce i principi del trattamento di dati personali, e quindi all'interno dell'articolo 5 ci sono alcuni principi che si applicano anche ai trattamenti che trovano la loro base giuridica in un obbligo di legge. Uno dei primi principi che devono essere rispettati è il principio di minimizzazione, che vuol dire che devono essere trattati i dati strettamente necessari al raggiungimento della finalità. Per questo, quando si parla di curriculum vitae, anche se non c'è una definizione di curriculum vitae, dobbiamo stare attenti a che cosa pubblichiamo, perché ad esempio vi sono dei dati, penso alla firma del consulente, non ha senso pubblicare il curriculum con la firma del consulente, perché la firma, il segno grafico della sottoscrizione è un dato eccellente, non necessario. Oppure il codice fiscale è un dato assolutamente eccedente, anche perché non serve per verificare che cosa la norma vuole sia oggetto di controllo generalizzato. Perché viene pubblicato infatti il curriculum di un consulente? Perché il curriculum di un consulente deve servire a verificare se il consulente è titolato, se è preparato, se è competente in quella materia, e se il compenso che è stato previsto è adeguato rispetto alla sua formazione e competenze. Quindi comunicare dati eccedenti come il codice fiscale nulla dice della mia preparazione come consulente, ma anzi mi espone al rischio di furto di identità, e quindi anche la pubblicazione del luogo e della data di nascita mi espone al calcolo del codice fiscale, mi espone al rischio di furto di identità. Questo significa che bisognerà fare attenzione a pubblicare soltanto
quei curricula che contengono le informazioni necessarie. Ed ecco perché nella risposta che abbiamo previsto per questa domanda, quali sono le informazioni che non devono essere contenute nel curriculum da pubblicare, l'idea è quella che vadano oscurati i dati eccedenti, come ad esempio il codice fiscale e la data di nascita. Possiamo lasciare eventualmente soltanto l'anno. Attenzione, qualcuno dice che il codice fiscale nel curriculum serve per casi di omonimia. Attenzione, la finalità della pubblicazione, e qui c'è una differenza quindi tra la comunicazione che deve prevedere questo dato e la pubblicazione del curriculum che non lo deve prevedere, è che l'utente non ha finalità voyeuristiche nel verificare in caso di omonimia quale sia l'Ernesto Belisario, facciamo l'esempio a cui si riferisca, Ernesto Belisario del 77 o del 55. Al massimo questa informazione relativa all'anno ha un senso, ma sapere proprio la data di nascita esatta del consulente nulla aggiunge alla finalità, e invece espone gli utenti, cosa che è già capitata, a rischi di identità con responsabilità anche risarcitoria poi del soggetto che abbia provveduto in tal senso. Per questo segnaliamo l'articolo 5, il principio di minimizzazione, e le linee guida precedenti del Garante Privacy del 2014, che appunto suggerivano l'indicazione di la rimozione dei dati eccedenti. Questo a livello organizzativo può essere effettuato in due modi: o l'amministrazione oscura i dati eccedenti forniti dal consulente, oppure, cosa che è consigliabile, tant'è che si sta diffondendo questa prassi, si richiedono al consulente direttamente due curriculum, un curriculum con tutti i dati, comprensivo anche delle informazioni di contatto, perché naturalmente l'amministrazione avrà necessità di contattarlo al cellulare o alla mail, e della firma, perché il consulente deve assumersi la responsabilità della veridicità di quanto riportato all'interno del curriculum, ma un secondo curriculum, invece depurato di tutte queste informazioni, potrà essere pubblicato e quindi metterà l'amministrazione al riparo da conseguenze di questo tipo. Le pubbliche amministrazioni sono poi tenute, questi sono i dati di cui all'articolo 15. L'articolo 18 invece, con riferimento agli incarichi conferiti e autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, prevede che le amministrazioni debbano pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti con l'indicazione della durata del compenso spettante per ogni incarico. Ritorno per un secondo a quello che mi dicevate, a quello che qualcuno segnala ancora sul curriculum. Il doppio curriculum va chiesto già in fase concorsuale. Probabilmente ha senso richiedere il curriculum soltanto al consulente da contrattualizzare, quindi a quello che abbia vinto la selezione, anche per evitare di onerare eccessivamente il partecipante in fase di procedura e di avere un numero di documenti probabilmente sproporzionato rispetto a quello che serve all'amministrazione. Dicevo, obbligo di pubblicazione degli incarichi conferiti e autorizzati ai dirigenti. L'articolo 18,1 prevede, che le amministrazioni pubblichino l'elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti con l'indicazione della durata, e del compenso spettante, per ogni incarico. Anche in questo caso, questa è la riga, estratta dall'allegato, della deliberazione 1310 del 2016, che prevede, tra l'altro, l'aggiornamento tempestivo di questa tipologia di dati. Anche in questo caso, anche con riferimento a quest'obbligo, proviamo a riportare qualche risposta a qualche domanda. La domanda relativa alla FAQ: sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di quell'articolo 18 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa? La risposta è no.
no, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro, nel quadro quindi complessivo del rapporto di lavoro. Un'altra domanda è quella se siano soggetti agli obblighi di pubblicazione di quell'articolo 18 anche gli incarichi conferiti dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e con riferimento a questa casistica che è pure oggetto di domande l'autorità nazionale ha risposto che l'articolo 18 del decreto trasparenza fa riferimento agli incarichi conferiti e autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e le amministrazioni in coerenza con quanto previsto nel piano nazionale anticorruzione introducono nel piano triennale misure volte ad evitare conflitti di interesse nello svolgimento di incarichi extra istituzionali e quindi le amministrazioni possono anche stabilire modalità di pubblicazione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l'autorizzazione ai sensi di questa normativa, quindi ai sensi della normativa vigente. Nel caso, ovviamente vedo che state inviando tante domande e vi ringrazio perché è un segno di grande attenzione, probabilmente vi inviterei ad aspettare almeno la fine della trattazione del singolo argomento perché probabilmente alcune di queste domande potrebbero trovare risposta direttamente nelle slide che erano già state previste, quindi nel flusso di temi che avevamo preparato per voi. Altra domanda è: nel caso in cui l'amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità, è tenuta a pubblicare i relativi dati? La risposta è che nel caso in cui la stazione appaltante conferisca questi incarichi, quindi collaudi o verifiche di conformità a dipendenti o a dipendenti amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e pertanto l'amministrazione è tenuta a pubblicarli all'interno della sezione legata all'articolo 18. Invece, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei requisiti all'interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti con competenze specifiche in materia, la stazione affidi l'incarico di collaudatore o di presidente o componente di commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo procedure previste per l'affidamento di servizio di lavoro a luogo una procedura di appalto e quindi anche in questo caso la procedura determina anche un differente obbligo di pubblicazione che è quello specifico previsto appunto dagli articoli, dall'articolo 37 del decreto 33 del 2013 e dall'articolo con le informazioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 50 del 2016. Altra informazione e altra domanda che viene posta spesso è quella di cosa si intende tempestivamente. Io su questo ho un aneddoto anche personale. In un'amministrazione qualche tempo fa mi fecero vedere un piano triennale per la trasparenza che non esiste più come documento separato rispetto al piano triennale per la prevenzione della corruzione in cui l'amministrazione affermava che tempestivamente, visto che non aveva una definizione nel decreto 33 del 2013, significava sei mesi a partire da quando quel dato, quell'informazione sarebbe stata disponibile. Evidentemente feci notare a quell'amministrazione che qualificare che tempestivamente significhi sei mesi è una affermazione assolutamente arbitraria perché se è vero che il termine tempestivamente non viene definito all'interno del decreto 33 del 2013, fortunatamente esistono dei criteri generali sull'interpretazione della legge in generale che affermano come il significato
significato delle parole utilizzate dal legislatore sia quello che esse hanno nella lingua italiana, e tempestivamente tutto significa tranne che 6 mesi, o meglio, è molto difficile affermare che tempestivamente sia 6 mesi. E quindi la tempestività, e questa è la risposta che si può dare, dell'adempimento va commisurata al momento in cui sono disponibili tutti i dati, questo ai fini della comunicazione e quindi anche della pubblicazione, perché noi stiamo parlando di questi adempimenti naturalmente con riferimento alla banca dati per la PA. Dicevo, la tempestività dell'adempimento va commisurata al momento in cui sono disponibili, quindi l'amministrazione ha queste informazioni ai fini della completa immissione del sistema informativo, rapportandola alle esigenze di funzionamento dell'ufficio preposto, alla cura di tali adempimenti e ai tempi delle comunicazioni interne tra i vari uffici interessati, nel generale, rispetto al principio del buon andamento. Questo per dire che tempestivamente è una valvola di sfogo che il legislatore lascia a ciascuna amministrazione, in cui, vista la complessità dell'ufficio, i sistemi informativi in atto, l'acquisizione, quindi la comunicazione e la pubblicazione di queste informazioni potrebbe avere logiche e tempistiche diverse, e quindi è una tematica organizzativa. Tempestivamente quindi significa appena possibile, ecco, se possiamo dare una definizione è questa. Naturalmente nell'ambito del provvedimento legislativo tempestivamente può funzionare, anche se generico, il suggerimento è sempre quello di definire a livello di ogni ufficio, ma immagino che lo avrete già fatto, che molti di voi lo avranno fatto, quali sono i tempi che poi internamente l'amministrazione si dà, e quindi che cosa vuol dire tempestivamente per ogni singolo ufficio in relazione a quell'adempimento. Questo per costruire delle procedure che possano essere rodate e verificabili. Bene, come vi dicevo, quando abbiamo iniziato a ragionare di pubblicazione ai sensi del decreto 33, molte amministrazioni affermavano: ma tutte queste informazioni sono cose che in realtà già vengono comunicate all'interno della banca dati Perla. Quindi è molto importante che il legislatore abbia riconosciuto all'articolo 9 bis che con riferimento ad una serie di banche dati che sono detenute da alcune pubbliche amministrazioni, queste banche dati vengano pubblicate in modo tale che le amministrazioni possano a quel punto, invece che pubblicare, ripubblicare autonomamente nella sezione amministrazione trasparente i dati e documenti sul proprio sito, possano inserire un collegamento ipertestuale alla banca dati che contiene i relativi dati. Questo consente una riduzione, si effettua la comunicazione in amministrazione trasparente, si inserisce il link, il collegamento ipertestuale, e quindi quella pubblicazione consente di soddisfare, quella comunicazione, pardon, consente di soddisfare anche gli obblighi di pubblicazione. In particolar modo, questo è quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, le pubbliche amministrazioni, in generale tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo del decreto 33-2013, definito l'articolo 2 bis, adempiono a quegli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, del collegamento ipertestuale rispettivamente alla banca dati contenente relativi dati, informazioni e documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché identici a quelli comunicati nella banca dati. Quindi dal momento che, se giustamente voi consultate l'allegato B del decreto 33, così come previsto
dal decreto 97 del 2016, la prima riga di questa tabella è la banca dati Perla, la possibilità di poter inserire in amministrazione trasparente, ad esempio nella sezione consulenti, il relativo collegamento ipertestuale è una facoltà per l'amministrazione che, come avete visto, conserva anche la facoltà di continuare a ripubblicare, in questo caso però effettuando un lavoro ulteriore rispetto a quello della comunicazione nell'ambito di Perla, con l'unico vincolo di garantire, questo a mio avviso è molto importante, di garantire che ci sia, e quindi ovviamente con tutte le relative responsabilità, dicevo, con l'unico limite di garantire la conformità dei dati comunicati rispetto a quelli pubblicati autonomamente per modalità, per finalità che tutti potete chiaramente comprendere. Questa è la banca dati, che è quella consulenti pubblici, questo è il sito, pardon, consulentipubblici.gov.it, per l'inserimento nell'ambito, della sezione amministrazione trasparente. Bene. Per quanto riguarda invece la parte legata alle sanzioni, provo a dare qualche indicazione di ordine riassuntivo legata appunto all'inadempimento. Ricordiamo quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 53 del decreto 165 del 2001, che prevede che ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmetta alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare in tutto o in parte le informazioni relative a collaboratori e consulenti, e in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, le sanzioni sono economiche. Ai sensi dell'articolo 53,9, infatti, l'amministrazione è soggetta al pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti su provvedimento del Ministero delle Finanze, e amministrative, ai sensi dell'articolo 53,15, le amministrazioni che omettono gli adempimenti di quei commi dall'11 al 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. Quindi l'importanza centrale, questo lo si ripete, le finalità sono evidenti, le finalità sono quelle legate alla riduzione, quindi alla limitazione degli incarichi di collaborazione e consulenza, di cui probabilmente troppo spesso le amministrazioni hanno abusato in passato, e quindi avere questo profilo di controllo è sicuramente utile ed opportuno da un lato, e invece dall'altro quello di verificare anche la spesa in materia, quindi con finalità di spending review, e anche in questo caso, visto che molto spesso si hanno domande legate alle conseguenze, in questo caso conseguenze economiche, naturalmente per l'amministrazione e per chi per l'amministrazione ha omesso questo determinato tipo di attività, perché naturalmente si applicano tutte le regole generali della responsabilità contabile erariale, e poi dicevo le sanzioni amministrative, che pure sono assolutamente stringenti, e quello della impossibilità di conferimento di nuovi incarichi fino al completo adempimento.
Poi invece, con riferimento alla inadempienza della pubblicazione, con particolare riguardo agli incarichi di consulenza e di collaborazione, ci sono tutte le altre conseguenze ai fini della valutazione della performance, le altre responsabilità dirigenziali previste per l'inadempimento del decreto 33 del 2013, vi è tra l'altro la possibilità per l'utente di fare ricorso allo strumento dell'accesso civico di cui all'articolo 5,1 del decreto 33/2013. Sapete tutti che nel caso in cui venga omesso venga omesso un contenuto oggetto di pubblicazione obbligatoria, chiunque, è una legittimazione soggettiva assolutamente ampia, chiunque ha la possibilità di indirizzare una richiesta di accesso civico cosiddetta semplice, al responsabile per la trasparenza dell'amministrazione interessata, in modo da far valere, la, incompleta, oppure la omessa pubblicazione. Dicevo incompleta perché, per esempio, nel caso in cui ci fosse, non ci fosse proprio la sezione consulenti, ma insomma quella è, un'ipotesi ormai assolutamente residuale, visto che, parliamo, di, un obbligo che sicuramente, è previsto di una sezione che sicuramente c'è, ma nel caso in cui il dato non fosse aggiornato, non ci fossero non fosse aggiornato alle cadenze previste normativamente, in particolar modo non fosse aggiornato alle cadenze previste dalla norma e dal delibera ANAC 1310 del 2016, oppure non avesse tutti gli elementi, ci fosse il conferimento dell'incarico, magari aggiornato, ma non ci fosse il curriculum dell'utente. Queste sono situazioni che legittimano l'accesso civico semplice, accesso civico semplice a cui, come sapete, l'amministrazione deve dar riscontro, deve dar risposta nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In particolar modo il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a dover evadere questo tipo di istanza. In teoria esistono almeno tre casistiche: il caso in cui il contenuto sia già pubblicato e a quel punto il responsabile per la prevenzione della corruzione fornisce il link a cui l'informazione è già pubblicata, oppure nel caso in cui si tratti di contenuto non disponibile o non pubblicabile, esempio venga richiesto di pubblicare il provvedimento di conferimento dell'incarico, mentre la lettera dell'articolo 15 parla di estremi di conferimento dell'incarico. L'amministrazione correttamente potrà rigettare la istanza di accesso civico semplice. Nel caso in cui invece, a seguito dell'istanza, nell'istruttoria, l'amministrazione comprenda che effettivamente il dato non era aggiornato, non era completo o non era stato pubblicato, deve provvedere inviando al utente il collegamento ipertestuale di avvenuta pubblicazione. Naturalmente, quanto affermato precedentemente ci aiuta a dire che nel caso in cui l'amministrazione inserisca il link alla sezione amministrazione trasparente alla piattaforma Perla, quindi a consulentipubblici.gov.it, questo integra gli estremi di una perfetta pubblicazione, di una completa pubblicazione proprio ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, che abbiamo poc'anzi letto. E quindi, a prescindere, quindi c'è questo tema: nel caso di inadempimento della pubblicazione esiste, oltre alle altre conseguenze che abbiamo visto, questa conseguenza di ordine generale prevista dall'articolo 5, comma 1 del decreto 33, e quindi l'accesso generalizzato, ma abbiamo anche invece alcune conseguenze specifiche: l'inefficacia del conferimento dell'incarico e della liquidazione dei compensi. Sull'inefficacia del conferimento dell'incarico, questo ha tutta una serie di effetti anche amministrativi. Prima parlavo
dell'incarico di difesa in giudizio e quello che questo può comportare e della liquidazione dei compensi, naturalmente anche in questo caso l'impossibilità di liquidare il compenso fa sì che se venga liquidato nell'omissione di questa pubblicazione, vi siano delle conseguenze per chi abbia provveduto a disporre la liquidazione. Anche in questo caso, su chi poi materialmente risponda, dipende in parte da come è organizzato il processo di pubblicazione, quindi su come sia il flusso organizzativo, cioè qualcuno che ha attestato l'avvenuta pubblicazione, nel caso in cui non esista nell'ambito del workflow del procedimento di gestione della consulenza l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sta in capo a chi dispone la liquidazione verificare che il relativo incarico comprensivo di tutti gli elementi previsti dall'articolo 15 sia inserito all'interno della sezione amministrazione trasparente, perché altrimenti questo determina una sua responsabilità. Vi è poi una responsabilità specifica dirigenziale con una sanzione pari a quanto corrisposto. Attenzione, questo quindi significa che in teoria dovremmo avere un complice in più alla trasparenza, che è lo stesso soggetto percettore della consulenza, lo stesso soggetto con cui noi andiamo ad effettuare l'incarico di collaborazione perché da quella pubblicazione passa la legittimità dell'incarico che ha ricevuto da un lato, ma passa anche il sereno pagamento del suo compenso, del suo corrispettivo. Quindi, di fatto, paradossalmente, il soggetto che astrattamente potrebbe avere un controinteresse alla pubblicazione, alla riservatezza, ma tanto il nostro consulente, il nostro collaboratore lo sa ormai qual è il regime di pubblicazione. E tra l'altro, suggerimento è anche approfittando della normativa sulla protezione dei dati personali, l'idea di inserire questa pubblicazione con tutti i dati che saranno pubblicati all'interno dell'informativa da rendere ai sensi del GDPR potrebbe essere sicuramente opportuno. Dicevo, in questo caso c'è la responsabilità pari a quanto corrisposto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno del soggetto inizialmente appunto percettore che a quel punto si veda negato anche il compenso, il corrispettivo, qualora ne sussista. Qualora ne sussistano le condizioni. Bene, a questo punto io provo a vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. Ho visto tante, tantissime domande. Confesso che ho provato a guardarle, ma davvero il flusso era velocissimo e quindi laddove ho potuto, ho dato feedback in tempo reale. A questo punto provo a ragionare vi chiederei di rimanere, visto che stanno arrivando ancora delle domande, proverei a ragionare con voi su domande operative che mi avete posto, cercando di, come dire, di dare una risposta laddove possibile, perché veramente ci sono tantissime domande. Chiedo alla dottoressa Russo, tra l'altro, se vuole fare, che ho visto rientrare in webcam, se vuole fare delle comunicazioni, perché ho visto che ci sono anche richieste di tipo generale e pratico, quindi magari nel frattempo che io Allora, recupero qualche io ho domanda, se lei vuole sintetizzato un approfittare po', per qualche cercando di organizzare comunicazione. le domande nella chat domande. Sono diverse le domande provenienti dall'ambito della scuola, perché è vero che appunto all'obbligo sono coinvolti tutti i soggetti pubblici dell'articolo 1,2 del testo unico del pubblico impiego. Quindi abbiamo oltre all'amministrazione centrale, regionale e comunale, ma abbiamo tutte le scuole, le ASL, le camere di commercio e così via. Quindi è vero che questo è un tema che abbraccia veramente a largo spettro la pubblica amministrazione. Io posso provare, e mentre appunto l'avvocato legge un po' di domande che io avrei sintetizzato,
selezionato e sintetizzato, questioni appunto di carattere più tecnico. Allora, ci sono alcuni utenti che ci chiedono sul caricamento massivo. Proprio di recente è stato attivato un servizio di web service. Lo potete visionare accedendo attraverso la piattaforma Anagrafe delle Prestazioni 2018, quindi attraverso la pagina dei servizi di Perla PA e all'interno di Anagrafe delle Prestazioni 2018 è stato riattivato il sistema di web service, quindi chi ha quelle amministrazioni che hanno un caricamento massivo possono seguire da lì. È vero che in alcuni casi ci segnalate che i manuali sono un po' complessi. Noi stiamo programmando di predisporre alcune pillole in formato video lezioni che saranno disponibili a breve su Perla PA, così da almeno semplificare e dare una risposta ad alcuni dei vostri quesiti, sia sulla parte di registrazione, sia sulla parte di inserimento anche dei campi. Vedevo alcune notizie, alcune questioni su come si compilano i campi, sia per quanto riguarda dipendenti che consulenti. Un'altra domanda era relativa all'obbligo di comunicazione. Come sapete, l'obbligo di comunicazione non esiste più perché la normativa 165 novellato non prevede più la comunicazione. E quindi anche il pulsante che era presente in Anagrafe delle Prestazioni 2017 è vero che è ancora presente, ma vedete che già in Anagrafe 2018 non è più presente, perché, come è stato detto, la comunicazione deve essere comunque tempestiva e quindi non c'è un obbligo semestrale piuttosto che annuale di trasmissione dei dati, perché appunto dobbiamo invece seguire la tempestività e i tempi invece sono cadenzati dalla normativa. Un'altra domanda era relativa ai report, la reportistica su consulenti pubblici. È vero che su Anagrafe 2018 la funzionalità di reportistica che era presente su Perla 2017 non è disponibile. Nell'attesa che questa po possa essere disponibile, è vero che i dati comunicati sono disponibili attraverso consulenti pubblici. Altra cosa invece il link, perché come abbiamo visto, attraverso il link è possibile la costruzione del link a consulenti pubblici, è possibile adempiere alla norma. E la costruzione, quindi tutte le indicazioni sulla costruzione del link sono pubblicate su Perla PA e anche su questo stiamo prevedendo di mettervi a disposizione un breve video tutorial per spiegare a quelle amministrazioni che non abbiano ancora appunto inteso bene com'è l'iter di costruzione e quindi di supportarli. E poi ricordo sempre che noi abbiamo il desk tecnico che prova a supportare le amministrazioni, quindi laddove ci siano dei casi specifici proviamo a rispondere alle segnalazioni che ci pervengono. Ora lascio la parola ad Ernesto per vedere se ci sono delle domande che sono pervenute e alle quali possiamo appunto rispondere in questi ultimi 20 minuti che ci separano dalla fine. Assolutamente. Allora, le prendo in ordine sparso. Devono essere inseriti gli incarichi all'OIV nucleo di valutazione. In realtà, come voi sapete, questo tipo di incarichi seguono un loro speciale regime anche ai sensi del decreto 33 del 2013. Poi, con riferimento agli incarichi per attività di docenza affidati ad esterni in seguito a procedura di valutazione comparativa, vanno inseriti in anagrafe delle prestazioni. Evidentemente sì, perché stiamo parlando di quel tipo di attività, no? Sto scegliendo un soggetto che può essere inserito all'interno delle attività di collaborazione o di consulenza, e per questo è molto importante verificare l'oggetto dell'attività. Poi devono essere inseriti anche gli incarichi di progettazione, sì, qui in questo caso stiamo semplicemente dicendo che dobbiamo comprendere sì, la risposta è a patto che non sia l'affidamento di un servizio ai sensi del 50
del 2016, perché se io do l'incarico al progettista e quindi quello è un incarico al singolo progettista, nel caso in cui invece io affidi un contratto per servizi di progettazione ai sensi dell'articolo 50, quel genere di incarico non devo pubblicarlo qui dentro. Poi, quali sono gli incarichi che non devono essere inseriti nell'anagrafe delle prestazioni? E qui la domanda è definita in nuce, abbiamo detto quali devono e in relazione agli altri no. Devono pubblicare sulla parte de delle sono molto ricorrenti questi di docenza di formazione. Cosa succede se non se ne ha se non se ne ha notizia di questi incarichi? Beh, da questo punto di vista ci sono degli obblighi organizzativi con una responsabilità dirigenziale. Questo evidentemente lo abbiamo visto. Se viene pubblicato un incarico che era stato già pubblicato per adempimento della normativa dei contratti pubblici, come possiamo fare? Qui bisogna capire qual era la norma però che governava. Era corretto l'adempimento ai sensi del 50-2016 o è corretto l'adempimento ai sensi della di Perla? Scuola, abbiamo l'intervento di un pensionato a titolo gratuito che porta la sua esperienza, ragazzi. È necessario preparare un incarico e farsi consegnare il curriculum. Io credo che se, come dire, non ci sia l'attribuzione di un incarico, ma insomma, questo può capitare per i pensionati, ma anche per genitori che raccontino e portino testimonianze. Tendenzialmente, non stiamo parlando di un incarico rilevante ai fini della normativa, ma naturalmente anche da questo punto di vista, dobbiamo valutare in relazione all'oggetto della prestazione. Se la mancanza di comunicazione è del dipendente, l'amministrazione incorre in sanzioni, ma per come è costruita la normativa, c'è cioè l'amministrazione che conferisce o autorizza l'incarico e l'amministrazione che affida l'incarico di collaborazione o di consulenza, quindi è l'amministrazione che ha sotto controllo ed è per questo che viene onerata del relativo obbligo. Nella norma si parla espressamente del compenso lordo, questo lo dico perché ci sono diverse indicazioni di diverse domande che sono relative a questo punto. Incarichi di progettazione, questo l'abbiamo visto, c'era una FAQ su questo relativo agli incarichi di progettazione, quindi valgono anche quelli relativi ai collaudi. Era questa FAQ di ANAC che adesso vi ho ripreso e visualizzato. Se si tratta di incarichi conferiti a propri dipendenti o dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati ai sensi dell'articolo 18. Se invece si va all'esterno, naturalmente sto parlando di una procedura di appalto e quindi si applica l'articolo 37, il decreto 33 e l'articolo 29. Poi, sono molte domande relative a questo tema
Per incarico a titolo gratuito, che cosa si intende? È ovvio che se lei chiede all'amministrazione l'autorizzazione, è l'amministrazione che autorizza che deve pubblicare, quindi questo obbligo è a carico dell'amministrazione. Provo a recuperare davvero tantissime domande, però in linea di principio. Mi sembra che a quelle principali chiedo conforto Sì, agli amici in di realtà Formez che con sì, me stanno assolutamente. Noi guardando, mi abbiamo provato sembra a che rispondere quelle appunto dovrebbero più esserci. significative. È vero che ora ne stanno, diciamo, apparendo alcune che diventano sempre più puntuali. Quindi, comunque, sulle diverse domande che stanno ora scorrendo, darei, diciamo, l'appuntamento, aiuto. Sì, tenendo conto che ad alcune, chiedo scusa, ad alcune abbiamo risposto, vedo ancora il revisore dei conti, lo abbiamo già inserito all'interno addirittura di una FAQ delle slide, quindi probabilmente recuperando la registrazione ai materiali e adesso grazie alla disponibilità delle FAQ in teoria dovrebbero essere assolutamente più chiare almeno, spero, rispetto alla mia. Alla mia esposizione, vedo anche su gli incarichi agli avvocati o ai legali, insomma, anche su questo ci sono già delle FAQ, quindi probabilmente il tema è stato già affrontato. Poi eventualmente, come vi è stato comunicato dalla dottoressa Russo, ci sarà la possibilità di Sì, inserire infatti ulteriori è domande e quindi proprio quello ulteriori che FAQ. volevo aggiungere. Probabilmente alcuni dei partecipanti si sono uniti nel corso del webinar, abbiamo raggiunto la quota di 923, quindi probabilmente non c'è, alcuni che stanno intervenendo in questo momento, avendo appunto a disposizione solo una parte dei contenuti che sono stati veicolati a metà percorso, o non hanno avuto una panoramica. Però appunto ribadisco che pubblicheremo la registrazione del webinar odierno in giornata sul sito di Eventi.pa attraverso la pagina dove appunto i partecipanti hanno proceduto alla registrazione a questo webinar, e inoltre già sono disponibili i materiali in PDF illustrati dall'avvocato Belisario, che appunto insieme al Dipartimento, che come dicevo inizialmente risponde ogni anno a centinaia di FAQ che provengono attraverso il sistema per la PA, quindi attraverso la piattaforma, diciamo, tra virgolette, vecchia, quella, diciamo, ancora vigente relativamente all'anagrafe pre delle prestazioni 2017 e gli altri adempimenti GEDAP, GEPAS e 104. Questa appunto la funzionalità permette di comunicare al Dipartimento e quindi chiedere delle informazioni più di dettaglio di carattere normativo, mentre il desk tecnico è sempre a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 13 telefonicamente e poi via mail per poter rispondere ai quesiti più rilevanti di natura tecnica. Allora, io appunto mi avvierei alla chiusura, quindi se non ci sono altre risposte sulle quali l'avvocato Belisario vuole dare una risposta. Sì, c'è un quesito, quello dei consiglieri di amministrazione. Ovvio che i consiglieri di amministrazione non rientrano tra i collaboratori e consulenti, ma hanno una loro. Si tratta, di soggetti che svolgono, attività di vertice, quindi hanno, una differente, parte, una differente sezione di amministrazione trasparente, una differente norma che non è l'articolo 15, ma è l'articolo 14 del decreto 33 del 2013. Questo, insomma, mi sembra, di poter dare almeno questa risposta. D'accordo, allora io appunto ringrazio l'avvocato Belisario per questa esposizione e anche per il supporto che ha dato per l'organizzazione di questo webinar e per il supporto che ci ha dato anche della rivisitazione delle FAQ, che come dicevo a breve proveremo a pubblicare sul sito per la PA in chiaro, perché appunto come sapete molte delle FAQ sono comunque pubblicate all'interno di Anagrafe delle Prestazioni 2017, ma proveremo a pubblicarle in chiaro anche sul sito di Per la PA a breve.
E per le ultime comunicazioni, vi ricordo che appunto potete scaricare a breve l'attestato anche di partecipazione a questa giornata e a breve sarà anche disponibile il sito per la PIA. Sapete che appunto ci sono stati in quest'anno numerose release del sistema e quindi ci scusiamo tra virgolette. Dei vari problemi tecnici che sono intervenuti, ma in realtà il progresso informatico ci impone anche alcune volte di poter predisporre dei lavori tecnici per poi poter anche lavorare su sistemi più performanti. Per le FAQ di oggi, per tutte le domande, proveremo insieme appunto agli uffici del Dipartimento a provare a dare delle risposte puntuali. E quindi ringrazio gli uffici del Dipartimento, in particolare l'Ufficio Innovazione Digitale e Servizio per la gestione delle banche dati e l'Ufficio per l'organizzazione del lavoro pubblico, il Servizio per l'organizzazione degli incarichi dirigenziali, per aver comunque insieme a Formez organizzato questo webinar, nonché appunto il personale del desk tecnico. Grazie all'Avvocato Belisario e speriamo di organizzare prossimamente anche altre attività che possano appunto andare sempre incontro al miglioramento del dato e al lavoro delle pubbliche amministrazioni. Grazie a tutti.